Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta su Cantare R&B. Mi presento, io sono Alessia, ma potete chiamarmi Ale. In questa puntata vediamo che cos'è un in-ear monitor. Avete mai visto le vostre pop star preferite? Sicuramente avrete notato che hanno nell'orecchio una specie di auricolare. Ariana Grande ce l'ha tempestato di brillantini, insomma ci sono vari modi in cui queste super pop star se li fanno fare, comunque sia, sono tutti la stessa cosa e si chiama in-ear monitor. Intanto vediamo che cos'è un monitor e a cosa serve. È quello che vi permette di sentire la vostra voce durante una performance. Ovviamente potreste avere il casino, diciamo, della band che suona o della base che pompa sotto e non sentirvi bene mentre cantate. Ovviamente non sentirsi bene mentre si canta crea problemi di intonazione, eccetera, eccetera, perché no, appunto non sentite bene le note che state cantando. Può essere utile alle volte, quando non vi sentite bene, prendere il dito e appoggiarlo qua nel padiglione dell'orecchio leggermente. Però se anche questo non dovesse bastare, come era successo a me, perché io avevo una band particolarmente casinista, è che ci possiamo affidare a questi sistemi di monitoraggio in-ear. Vi faccio vedere che cos'è. Eccolo qua. Questo è quello che ho scelto io, è il mio PSM200 della Shure, si chiama appunto Wireless Personal Monitor System e questa è la sua scatola. All'interno ci sono vari componenti. Questo sistema è praticamente il più buono con il miglior prezzo. Ciò non vuol dire che con 50 euro ve la cavate, la spesa è ben più sostanziosa. Però se volete essere sicuri di avere uno strumento sicuro, questo fa per voi. Nel senso che cosa può succedere con altri sistemi di in-ear monitor, non proprio, diciamo, buoni? Può succedere che vi arriva un bel Larsen nell'orecchio, ok? Il Larsen è quel fischio che parte così quando meno ve l'aspettate e ragazzi è pericoloso perché poi considerate che l'auricolare è proprio dentro l'orecchio, no? Quindi può creare bei problemi. Quindi se volete acquistare un oggetto simile dovete investire. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, ecco qui, questo si chiama P2T. Ed è un wireless transmixer, ok? Questo si chiama P2R, Hybrid Body Pack Receiver. Questo è il ricevitore, è quello che ha la mollettina dietro che voi vedete attaccato nei vestiti. Ricoperto dello stesso tessuto del vestito della pop star in questione, è il ricevitore praticamente, no? Si accende qui, è una rotellina, questa è l'antennina, c'è il volume, eccetera, eccetera, lo attaccate al vostro corpo e qui vanno attaccati gli auricolari. Funziona con le batterie, cioè non avete altri cavi che girano, è fatto apposta per essere liberi di muoversi. Poi abbiamo gli auricolari che vengono in questa bella pochettina piccolina con anche il gancettino, simpatico, utile. Eccoli qui. Abbiamo gli auricolari e tutti gli adattatori vengono dati, in modo che ovviamente il mio orecchio è diverso da un uomo di 2 metri, quindi avete tutti gli adattatori che servono appunto per alloggiare meglio l'auricolare nel vostro orecchietto. Orecchietto. Questi in particolare sono gli auricolari, aspetta perché questo nome è difficile, devo leggerlo. Allora, SE215CL. Quindi diciamo gli auricolari vanno attaccati al piccolo ricevitore, ok? E in questo modo poi ovviamente dovete regolare le frequenze tra il ricevitore e il transmixer. Alla fine di tutto il gioco è che voi sarete in grado di sentire la vostra stessa voce una volta che
cantate nel microfono, sentirete la vostra voce e isolata dal resto, oppure potete scegliere anche qualche strumento da appunto sentire all'interno dell'auricolare, ok? Per esempio, se avete bisogno, di solito non è la batteria, perché la batteria si sente già da sola, fa già troppo casino da sola, però non lo so, magari le tastiere che vi aiutano a mantenere sempre la tonalità giusta, allora potete fare entrare nell'auricolare le tastiere in modo da avere sempre, o la chitarra, o quello che volete, da avere sempre il riferimento delle note del brano che state cantando. Io ve lo consiglio un sacco, specialmente perché io l'ho comprato perché mi trovavo ad avere una band super casinista. E cosa succedeva? Siccome non mi sentivo neanche con un monitor bello piazzato davanti, cominciavo a urlare, perché giustamente quando non ti senti cominci ad alzare il volume, il che ti porta a stancarti tantissimo e alle volte può essere anche a rovinare la voce, nel senso che urla, 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 urla per cercare di sovrastare questi strumenti. Io avevo due chitarre, un basso, una tastiera, la batteria e un altro corista. Vi assicuro che facevo fatica a sentirmi e tendevo ad alzare il volume, e per questo motivo l'ho acquistato e mi sono trovata benissimo. Ovviamente ci sono tanti in-ear monitor, nella description box qui sotto metto il link a questo in particolare. Grazie per avermi seguito, se avete domande a riguardo o su qualche altra strumentazione spero di potervi dare una mano. E vi mando un bacione come al solito, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, ricordatevi che sono anche su Smule, il mio nickname è Cantare R&B tutto attaccato, e su Facebook invece Cantare R&B come lo vedete qua sul mio canale YouTube. Ok? Io vi abbraccio, vi do un grande bacione, alla prossima, ciao!